Recensione di Wonder Boy 3 The Dragon's Trap per Sega Master System. Come di consueto, cominciamo analizzando la copertina e direi che la copertina non è sicuramente il miglior pregio di questo gioco. Si può notare l'eroe principale alle prese con dei nemici che però sembra abbiano tutti paura, cioè sembrano spaventati questi nemici, per cui ma dà l'idea di un gioco facile, che in realtà non è. E poi il piede sinistro del nostro eroe ha qualcosa che non va, mi sembra un po' storto, e poi quelle scarpe verdi, insomma, non sono proprio il massimo. Ma fa niente, analizziamo il gioco. La storia di Wonder Boy 3 inizia proprio dalla fine del capitolo precedente. Wonder Boy in Monsterland, quello che stiamo vedendo in questo momento. Dopo aver ucciso il Drago Mecha, infatti, lo stesso morente ci lancerà una maledizione. Andiamo a vedere questo scontro in Wonder Boy 3. La maledizione del Drago Mecha ci trasformerà in un uomo lucertola. E per tornare ad essere degli umani, l'unico oggetto che ci può aiutare è la croce salamandra, che è in possesso di un certo drago vampiro. Ovviamente il drago vampiro non è disponibile sin da subito. Ma occorre superare una serie di ambientazioni e di ostacoli. Ma la grossa novità di questo Wonder Boy 3 The Dragon's Trap è la possibilità di trasformarsi in diversi animali. Infatti, la trasformazione in uomo lucertola non è l'unica, è soltanto la prima. Ogni boss ucciso lancia una maledizione diversa che ci trasforma in un animale diverso. Il primo, l'uomo lucertola, ha la capacità di lanciare delle fiamme, come possiamo vedere in questo momento. Il topolino è piccolo e può infilarsi in spazi decisamente angusti e può anche camminare in verticale o a testa in giù su quei particolari blocchi che si chiamano blocchi dei topi. L'uomo piranha permette di nuotare nelle profondità del mare. L'uomo leone è molto forte e la sua spada ha un arco d'azione più ampio. L'uomo falco chiaramente ci consente di volare ed è un vantaggio molto grande. Il giocatore ha tre caratteristiche che possono e devono via via aumentare: i punti di attacco, i punti di difesa e i punti charm, che aumentano trovando delle particolari pietre. Questi punti, i charm point, sono fondamentali in quanto alcuni negozi non ci venderanno la loro merce se non avremo abbastanza charm point. Uccidendo i vari nemici potremo trovare, come vediamo adesso, dell'oro, delle monete o dei sacchi di denaro, e con quelli nei vari negozi potremo acquistare spade più potenti, scudi, armature. I nemici possono lasciar cadere a terra anche una serie di altri oggetti, come per esempio le armi magiche, la sfera di fuoco, la freccia, il fulmine ed altri. Anche nei negozi si possono comprare questi ed altri oggetti. E poi, come non parlare dei forzieri, alcuni nascosti e altri no. Nei forzieri spesso ci sono oggetti anche molto gustosi, come
come il cuore grande che aumenta la nostra riserva massima di energia, o la pozione curativa. Ci sono poi una spada che crea dei blocchi, una che li distrugge. Ci sono dei negozi stile infermeria in cui recuperare energia. Insomma, la varietà in questo gioco non manca, nemmeno la varietà di ambientazioni e di nemici. I nemici sono veramente tanti e di diverso tipo. Bene, dopo un'iniziale fase di descrizione di questo prodotto, analizziamolo in termini di giocabilità. I controlli sono praticamente perfetti, semplici ed intuitivi. Questo videogame miscela sapientemente il combattimento, l'esplorazione e le meccaniche tipiche dei giochi di piattaforme. E in tutto questo inserisce elementi di crescita del personaggio tipici dei giochi di ruolo o, se vogliamo, dei Metroidvania. La difficoltà è ben bilanciata e gli enigmi da risolvere sono adeguati al genere a cui il videogioco fa riferimento. All'inizio sarà il gioco a guidarci in merito a quale personaggio utilizzare per proseguire. Anche perché dopo aver ucciso un boss ci trasformeremo in un animale ed è chiaro, è abbastanza intuitivo, che per un certo periodo dopo aver ucciso il boss bisognerà utilizzare proprio quel personaggio. Ma più avanti nel gioco saremo noi a dover capire qual è il personaggio giusto al momento giusto e potremo trasformarci in una camera apposita. In questo modo viene favorito uno svolgimento della partita non lineare. Potremmo infatti decidere, a un certo punto, di voler tornare indietro in un'ambientazione già visitata, ma con un altro personaggio, per scoprire nuovi passaggi, passaggi segreti o per poter raggiungere quella particolare zona che sì, si era già vista in precedenza, ma che con quel personaggio di prima non era possibile raggiungere. Visivamente possiamo dire di trovarci di fronte a un buon prodotto. La grafica è varia e ben caratterizzata e priva di grossi difetti. Però bisogna anche dire che non sfrutta proprio fino all'ultima goccia le possibilità offerte dall'hardware. Su Sega Master System si è visto di meglio. Anche il reparto sonoro è di buona fattura, ma non stupisce. Gli effetti sonori sono buoni ed adeguati e le musiche offrono un accompagnamento sempre piacevole. Però nessuna delle melodie mi è rimasta particolarmente impressa. Wonder Boy 3 offre anche un sistema di salvataggio tramite password, tutto sommato comodo. Ok, fino adesso ho cercato di essere obiettivo, quasi serio. Però, forse lo avrete già intuito, ma secondo me questo è un capolavoro, è un gioco eccezionale, bellissimo. Questo capolavoro dell'industria videoludica mantiene un'altissima giocabilità ancora ai giorni nostri. Wonder Boy 3 su Sega Master System ha dei difetti? Beh, bisogna proprio cercare di trovarli. Abbiamo già detto della realizzazione tecnica complessivamente non proprio eccellente. Possiamo dire che le password ai giorni nostri possono essere considerate vetuste. E la lunghezza complessiva del titolo, cioè se comincio a giocare, conosco bene il gioco e lo faccio tutto di filato, non è proprio esagerata. Però, insomma, è comunque un videogioco uscito nel 1989 e stava su una cartuccia da 256 KB, ovvero 2 megabit. Ci si può anche accontentare. E comunque la longevità complessiva di questo videogioco, per una persona che lo affronta per la prima volta, per me è ottima. La recensione è finita. Il gioco è stupendo,
Vi ricordo che un like e un'iscrizione al mio canale sono sempre graditissimi. Vi lascio al voto finale, che sarà molto alto. Grazie per la visione.